Buonasera Mauro Corona, la vedo un po' corrucciato, che è successo? No, ho ascoltato Sereno, con... Sereno, siamo tranquilli? Ma tranquillissimo, signora Bianca, ho ascoltato con so che le costa piacere da Augias a Giannini. Bianca, però vedo che mantiene diciamo, il, signora, la... il signora Bianca. No, la chiamo Berlinguer dottoressa Bianca, no, va meglio. No, vabbè, non esageriamo. Oh, vabbè. Signora Bianca va benissimo, guardi. Sì. Senta, ha ascoltato Giannini e Belpietro e anche Augias, cosa ne pensa di quello che hanno detto? Quello che ha detto Augias lo sottoscriverei, lo firmerei subito. Quello che ha detto sulla sentenza della Corte Costituzionale che si aspetta per domani, quello. Soprattutto sulla vita. La vita è mia e ho visto anche persone... Dopo 3 mesi, amici miei, soprattutto uno, di una vita vegetale, ma con dolori, non faceva più niente neanche la morfina, e ha dovuto spegnersi tra i dolori. Quindi la vita è mia, che ne dica la religione, la fede, il cattolicesimo, il cristianesimo, la vita è mia. Me l'ha data mia madre, mio padre, mia madre sicuro. E quindi è mia, e se mi trovo in stato vegetativo, come ha detto Augias, spero che qualcuno mi dia qualcosa per farmi terminare queste sofferenze. Ad andar via. Sì, soprattutto se rispetta la sua volontà, naturalmente, come era nel caso di Fabiano Antoniani. Come si fa a tenere in vita una persona con dolori, come ha visto il mio amico, e non poter aiutarlo a terminare questi dolori? Come si fa? Ma di chi siamo noi? La nostra vita di chi è? Vorrei capire di chi è se non è mia. Di chi è? Certo, per lei è sua, per chi crede invece in Dio è di Dio, ma ognuno deve essere libero di poter scegliere come... Augias ha fatto benissimo l'esempio dell'appello. Soprattutto se è in piena coscienza, come era capitato, come era Fabiano Antoniani, che era tetraplegico e cieco, ma assolutamente presente a se stesso, quindi sapeva esattamente dire che cosa voleva e che cosa non... voleva. E, senta Corona, le volevo dire questo, anche per non parlare sempre di politica, poi naturalmente ci torneremo, ma siccome si sta parlando tanto del clima, la so che a lei Greta le sta antipatica, già ce l'ha detto pure l'anno scorso, no? Che non le sta non molto simpatica. Non è non così? È che no, che pensa che è pilotata, che è gestita da qualcuno, che non parla da sola. Se in Italia basta che brilli una stella anche accesa momentaneamente, tutti dietro lì. Ma sapete qua, io non ce l'ho con la ragazzina. Nel mondo, pure nel mondo. Non ce l'ho con la ragazzina. La vedo manipolata, è diventata vecchia, che sembra una vecchina. Ecco, e tanti che da anni si battono per il clima, l'avete mai saputo che lo fanno voi? No. Esce questa ragazzina, costruita, all'inizio era vera, adesso è manipolatissima, e tutto il mondo, che va benissimo. Per carità, va benissimo che il mondo... Ma voi pensate che la mano dei potenti abbia paura di queste manifestazioni che sono doverose? Ci andrei anch'io se fossi più vicino. Ma i potenti della Terra, quelli che hanno i soldi, se ne fregano dell'andamento della Terra. Vabbè, però meglio... Perché c'è un nichilismo imperante. E quello non c'è dubbio. Il nichilismo di Trump, il nichilismo di Bolsonaro, che dicono morto io, chi se ne frega? Ma un individuo come Trump, cosa volete che gliene freghi del futuro del pianeta? Sì, dico però meglio una ragazzina, anche se magari non lo sappiamo, ma anche se fosse manipolata, che comunque richiama l'attenzione di tutti noi su un problema drammatico che esiste e che riguarderà i nostri figli e i nostri nipoti piuttosto che nessuno. Ma è questo che mi sconcerta, che ci è voluto il caso eclatante, perché allora tutti quelli che si sono battuti per il clima, per la natura, da anni sono sconosciuti. È questo che mi dà fastidio. Ben venga la ragazzina a smuovere le acque, ma è lì gli altri che hanno lavorato nell'ombra, in silenzio. E si vede che lei è riuscita ad emergere più degli altri. Sì, questo è un bene però, no? E smettiamola di dire che ce l'ho, che non la posso... Anzi, mi fa anche tenerezza, mi fa anche paura una ragazzina di 16 anni ad affrontare questo immane successo che le è accaduto addosso. Ecco, ma stasera è uscita la notizia che ci sarebbe un ghiacciaio sul Monte Bianco
che è di 250.000 metri cubi, che si muove di 50-60 centimetri al giorno, eccolo qui, lo stiamo vedendo, e che rischia di precipitare. E naturalmente quello che ho letto io, ma non ne so niente, quindi chiedevo conferma a lei che è più esperto di me, anche questo potrebbe essere legato al surriscaldamento del pianeta. Lei che ne pensa? Ma no, anche questo. Sicuramente. Tutto è legato al surriscaldamento del pianeta. La Terra si sta sgretolando e non è ancora al limite. Ci si può ancora salvare, ma se lei guarda il ghiacciaio e la marmolada, arrivava giù sulla statale e non c'è quasi più di metà. Gli altri ghiacciai, cioè, e questo ghiacciaio è uno dei tanti che scivolerà a valle e scomparirà. Con questo dobbiamo fare i conti. E ho sentito dire che se ci mettiamo di buon animo a lavorare nel 2050 forse qualcosina cambierà, ma io la vedo molto difficile, perché chi maneggia la potenza e del denaro delle cose non ha... Guardi, c'è una frase ancora di Borges, ma mi secca anche fare citazione, che disse: io non vedo alcun motivo perché un uomo del XX secolo, ora dobbiamo dire del XX, abbia in cura un progetto dimenticato chiamato Terra. Lo aveva previsto anche lui. Quindi proviamoci, diamoci da fare, ma sarà molto difficile, perché è in stato avanzato ormai la decadenza del suolo, dei terreni e dei ghiacciai. E quindi secondo lei o c'è un'inversione di tendenza molto... molto rapida, di cui non mi sembra che le grandi potenze a cui non mi sembra siano interessate, oppure andiamo incontro, allora c'ha ragione Greta, andiamo incontro verso la distruzione del pianeta. Sì, ma l'hanno detto anche altri. No, ma oltretutto è rapida la cosa, è molto. Dagli ultimi 10 anni veramente siamo andati oltre ancora, e quindi bisogna però cambiare addirittura l'economia del consumo. Ora io non sono tanto esperto, però bisogna sconvolgere, rivoluzionare tutta l'economia se si vuole produrre meno inquinamento. E chi è che rinuncia all'automobile? Chi è che rinuncia? È difficile, no? Certo. Senta, dobbiamo dire che è appena uscito il suo ultimo libro, Il passo del vento, vediamolo, però non è che le vogliamo, perché lei è troppo ospite nostro. Ce l'hai portato appresso, eccolo là. Ha presentato Auges... presentiamo anche questo. Sì, no, ma ce l'abbiamo noi, credo ce l'abbiamo noi, ce l'abbiamo? No, non ce l'abbiamo, vabbè, allora lo faccio vedere lei. Scritto insieme a Matteo Righetto, però lei lo sa che in cima alle classifiche di vendita oggi c'è il libro dell'influencer Giulia De Lellis dal titolo Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza. Pensa che riuscirà a superarla? Questo lo dice Giulia De Lellis, Lo so, no, che pure lei la pensa così, però... È da molto tempo che nelle classifiche dei libri non c'è più la letteratura, ma ci sono libri di cucina, libri di ogni tipo. Questa qui non c'è più l'interesse per una letteratura, diciamo, classica, seria, che non è la mia, ovviamente. Guardi che Guido Morselli si sparò che non veniva pubblicato, adesso i suoi libri vanno a ruba. Cioè, oggi, una volta, fino a 35 anni fa, era molto curata l'attenzione verso uno scrittore o verso i suoi libri, soprattutto. Oggi, e allora una volta, i libri passavano alla storia se valevano. Oggi il libro deve prima passare alla cassa. E questo ha macellato tutto. Perché se la Mondadori mi garantisse, ecco dove la prostituzione letteraria va a finire. Se la Mondadori mi garantisse 20 milioni di copie vendute di un libro con le pagine bianche, glielo darei subito. Vabbè. Anch'io sono lì. A parte che basta la sua firma. Dice che basta la sua firma. Però questa Giulia De Lellis dice che lei non ha mai letto un libro nella sua vita. La stupisce che sia in cima alle classifiche pur non avendo mai letto un libro. Ma che non abbia letto un libro lo si capisce dalle prime pagine. Perché di lei l'ha scritto, letto questo ovviamente. Con le corna si sta ma bene, insomma, ma si stava meglio senza. L'ha letto? Ma no. Chi è? Ma chi è che sta meglio senza? Mi trovi uno sano che non ha le corna? Ah, tutti ce l'hanno, obietà. Secondo lei? Tutti hanno le corna? Ma sicuro? Se uno non ce l'ha è malato, non ho capito, scusa. Ma è chiaro, ma stavo meglio senza corna, ma allora faceva meglio a non nascere. Sì, vabbè, adesso uno per forza deve avere le corna nella vita. Beh.
No, non andiamo nel dettaglio. Bravo, bravo, no, perché qua si rischia, se no. No, no, nel mio dettaglio personale può anche entrarci. Io nel, lei già l'ha raccontato. Non mi permette. Beh, ci mancherebbe solo che entrasse il mio, scusi, Cioè, vorrei dire che si mette a entrare nel dettaglio della mia vita coniugale. Grazie che non si permette. Mi fa piacere, diciamo, che c'ha questa delicatezza che la mantiene. La sua, anche perché lei non la conosce, quindi non lo può sapere. Ma come? La mia vita coniugale non la conosco. Ah, no, no, la sua, ma no, no, conosco no, la mia. La sua sì, però, la sua già l'ha detto più volte, che la sua povera moglie, insomma, come dire. Perché sono un uomo vero, sono un uomo pulito, leale. Sì, ma non c'è leale. Bisogno che lo dichiara pubblicamente, se lo viene per sì, lei ma, e per sua ma lei moglie. Provi a chiedere a un marito o a una moglie se ha mai messo le corna. Dico io no, ma allora come si fa qui? Sono come stato solo io. Allora datemi il premio Nobel all'infedeltà. Perché è un dato positivo, naturalmente. È chiaro, sono tutti puri. Allora in Italia nessuno beve, sono tutti estemi. Ma allora datelo a me che lo bevo io, questo vino. Guardi, lasciamo perdere. Non ricominciamo. Ma no, scusi, no. Le volevo chiedere, non c'entra niente, è una, così, una sciocchezza, se me la perdona. Ma perché non si dà una spuntatina ai capelli? No, perché ecco, stanno crescendo ecco un po' qui. Troppo, no? Un po' troppo, ecco, veramente. Ecco, non dovevo dirlo. Berlinguer... Adesso si riarrabbia, vabbè, però è una, no, una stupidaggine, no. Eh? No, ma... Perché me l'hanno anche scritto, dice, ma perché non si dà una spuntatina a quei capelli, perché... che starebbe allora, meglio? Innanzitutto faccio quello che mi pare. Certo, ma è un consiglio. Seconda cosa, queste domande esulano un po' dalla cultura, dalle cose belle certo, che abbiamo detto finora. E la signora Berlinguer è scaduta nella banalità. Vabbè, però, ma è una richiesta che mi hanno fatto, io l'ho trasmessa. Ma chi gliel'ha fatta? Li mandi a quel paese. Ah, cioè, gli rispondo così, andatevene a quel paese. Certo. Però nei capelli non sei Italia, vabbè. No, ma... Guardi, signora, se io dovessi dare retta a tutti quelli che mi danno consigli, no? Non dovrei avere un corpo come l'Everest, a modificarlo, a tagliarlo, a cucirlo, a vestirmi così. Io so quello che voglio, certo. Vorrei almeno questa libertà. Vabbè, ma che c'entra? Quello era un consiglio che le davano, se lei... Ma no, non voglio consigli. Non lo vuole accogliere, Datemi una bottiglia di basta Brunello, con queste non consigli. Bottiglie, basta. Senta, cambiamo argomento assolutamente, sennò va qua bene. Non si sa mai dove si va a finire quando si no, comincia no, su corretto. Questa china. No, ma... sono correttissimo. Ecco, benissimo. Allora, ha sentito che la scorsa... Intanto noi abbiamo parlato finora di quello che sta succedendo a sinistra, al Partito Democratico, Renzi, ma che ne pensa invece di quello che sta succedendo a destra? La scorsa settimana Berlusconi ha detto chiaramente che la scalata di Salvini nei confronti del suo partito è fallita. Quindi anche lì, insomma, un problema c'è. Ma certo che c'è il problema. Ora, io non ho soluzioni né visioni del futuro. Bisognerà aspettare. Io credo che Salvini non sia finito ancora, perché c'è un gran mare di persone che lo seguono. Credo invece che la fiammata di Renzi sia solo come quando si andava a lavorare in galleria, che la lampada a carburo, quando non aveva più carburo, faceva una fiammata bellissima e bianca e poi si spegneva. Questa è la fiammata di Renzi, secondo me non dura. Secondo lei non riesce a guadagnare consensi no, da qui a quando torniamo a votare? Ha avuto l'opportunità di fare questa fiammata, però Renzi è finito ormai. Addirittura? Sì. Dice che non riuscirà a recuperare consensi tanto da poter costituire è difficile, la gente ha buona memoria, la gente del popolo, i politici lo credono bue, ma invece elefante con una memoria di ferro la gente, e se la legano al dito, ma vedremo. Ma lei ci crede a quell'alleanza che non sarà solo a livello nazionale, ormai sarà sicuramente replicata anche nelle elezioni regionali in Umbria, poi vedremo in Emilia-Romagna, che possa funzionare tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico? L'ho detto l'altra volta in questa stessa sede, non ci credo e non funzionerà. Neanche a livello locale? Magari funzionasse. Mica ho voglia di vedere il PD a Ramengo, no, vorrei vederlo tornare bene, ma se non comincia a riparlare di nuovo con la povera gente, con gli operai, e usare un linguaggio che si avvicina agli ultimi, ai poveri, senza essere ecclesiastico il linguaggio,
No, allora non riemerge, la gente ha buona memoria. Però la stupisce che comunque dopo la scissione il PD ha avuto 2000 tesserati in più, cioè ha prodotto un po' un effetto opposto? Ma guardi, vorrei farmi anch'io la tessera del PD, PD 2001. Sì, è come un sostegno... È come un sostegno a un malato. Vabbè, adesso... Quando vengono a visitarti all'ospedale. Ma quando e non dice una cosa crede... positiva, subito ci deve mettere poi quella negativa. Vabbè. Ma mi di... Un sostegno a un malato. Senta, ma invece di un'ultima cosa, altre due cose le voglio chiedere. Ma ha visto che anche questo governo ha detto che al centro della sua iniziativa ci sarà l'evasione fiscale, 109 miliardi di evasione, che se li recuperassimo avremmo fatto tutte le manovre da qui ai prossimi 5-6 anni, ci crede o no? Ma quando mai è stata scoperta l'evasione fiscale in totale? Quando mai? Quando mai? Cioè dicono così per... Invece che aumentare le tasse e far pagare alla povera gente nuove tasse, le facciano pagare a chi non le paga. Certo, no, quelli che non le pagano, gli evasori. Sì, ma non li troveranno mai, perché io non voglio dire cose adesso che sono poi suscettibili di denunce. Ecco, ma bravo, non le dica. Il cancro è ad alti livelli. No, certo. Quello alla povera signora di Casso che vende una birra con 14 abitanti e vanno lì la finanza a terrorizzarla. Le grandi evasioni sono in alto e lei anche protette dall'alto. E lei non ci crede che ci sia una volontà di recuperarle quelle? Neanche da parte di questo esecutivo? La volontà c'è, ma mancano i metodi, mancano i mezzi, mancano le idee per entrare in questo cancro e finalmente estirparlo. Senta, un'ultima domanda. Visto che il nuovo ministro della pubblica istruzione ha detto che per i ragazzi che parteciperanno venerdì allo sciopero contro, insomma, per scongiurare il surriscaldamento del pianeta, lei ci ha spiegato, ormai ci abbiamo pochissimo tempo, ma questo lo pensano in molti, e quell'assenza non verrà conteggiata tra le altre dell'anno scolastico. Le sembra una buona iniziativa? No. Ma non mi sembra buona neanche quella di tassare le brioche e le gazzose. Non le piace quella. Vogliamo arrivare anche qui, no, ma le brioche e le gazzose, siccome manca nella scuola italiana, soprattutto nell'elementare e l'asilo, manca un'educazione alimentare, quindi le brioche e le gazzose piene di zuccheri raffinati e piene di porcherie che fanno male da... Leggetevi lo studio che ha fatto il professor, il dottor Andrea Grieco su questi zuccheri che uccidono, che creano... dipendenza. La dipendenza di noi alcolisti non è dall'alcol, ma dagli zuccheri che contiene l'alcol. Quindi leggetevi questi libri, non li trovate Andrea Grieco. Quindi le brioche e le robe gasate vanno sottratte ai bambini, se li bevano gli adulti. Certo, invece infatti, no, bisogna tassare le gazzose e tassare le brioche. E le merendine, no, le brioche, le merendine. Ma fanno parte di quella categoria. Meglio che non gliele danno i genitori e facciamo prima. Zuccheri raffinati, non dateli ai vostri bambini, sono un cialtrone, ma ve lo dico col cuore. Non dateli, che fanno male. Stiamo raggiungendo gli americani per sovrappeso dei nostri bambini. Obesità infantile. Lei non c'ha questo problema che mi ha detto che ha cominciato 7 giorni di digiuno, no? Sì, ho bevuto qualche birra. Ma perché fa il digiuno? Io non ho capito perché deve fare il digiuno. Glielo spiego. A parte che dovrebbe farlo anche lei un perché, po'. Perché, scusi, non ho capito. Che vuol dire, sono grassa, non ho capito. No. Per un equilibrio mentale che diventa... La testa diventa un bisturi. Ah, sì? Una serenità. Però va anche saputo fare, non è che uno deve star lì un mese. Però un 2-3 giorni li consiglierei a tutti. O quantomeno la sera non mangiare nulla. Benissimo. Mangiare solo qualcosa a pranzo. A pranzo la mattina. Va bene. Ecco, però adesso mi sono improvvisato dietologo. Sì, infatti, le merendine, le gassose, tutto qua. Ma arrivano le mail, ma arrivano gli insulti. Vabbè, questo non mi sembra che abbia detto niente di sconveniente, quindi per questa volta ma ci sarà sempre tranquilli. Lo zerante che dirà lo zucchero. Vabbè, che fa bene. Vabbè, ma non è che può piacere a tutti. Non fa bene. Non è che quindi può piacere a tutti. Merendine e gazzose. Bevetevi un bicchiere di vino. Ecco, vabbè, lasciamo perdere questa storia di vino. Anche lei. Grazie. Se lo beva. Grazie, lasciamo perdere. Ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci. Grazie a voi. Arrivederci a Marco Moroni. Quando si comincia col vino qua non si sa mai dove si va a finire.